Buongiorno dal capoluogo in diretta dal convegno regionale AIAC sulla morte improvvisa e sulle terapie per la prevenzione delle aritmie. Appunto. Siamo qui con il professor Raffaele Luise, dirigente medico del reparto di cardiologia UTIC dell'ospedale San Salvatore. Professore, allora lei è stato precursore a livello regionale e nazionale della terapia ablativa delle aritmie. Com'è la situazione attualmente all'Aquila, quindi la situazione locale? No, la situazione locale all'Aquila, parliamo del dopo il terremoto, siamo riusciti a creare una sala operatoria con apparecchiature di primo ordine per poter curare sia la terapia con l'ablazione sia l'impianto dei defibrillatori e dei pacemaker. Diciamo che possiamo considerarci, per le attrezzature che abbiamo, un centro di primo ordine. E al giorno d'oggi quanti strumenti diagnostici abbiamo, non solo a livello locale, per appunto la prevenzione delle aritmie, di questo fenomeno? Abbiamo la possibilità di poter registrare e memorizzare le aritmie che eventualmente compaiono, sia nei soggetti che hanno già un pacemaker, per esempio impiantato perché il cuore batteva troppo piano, e possiamo vedere che questo induce, registra l'eventuale comparsa di tachiaritmie, ma anche la possibilità di ricercare quelle aritmie che non si riescono a vedere. Quindi apparecchietti molto limitati, 3 mm per 3 cm, è come un chiodo che viene messo nel sottocute in anestesia locale, che per 3 anni registrano qualunque tipo di aritmia si verifichi. Si possono quindi valutare dall'esterno la presenza di queste aritmie e poter prevenire la comparsa di aritmie maggiori, più pericolose. Quindi questi apparecchi consentono anche di ottimizzare la terapia per le aritmie meno pericolose o impiantare un defibrillatore qualora sia necessario. Si parlava prima di defibrillatori, quindi appartiene anche a questa famiglia, diciamo, lo strumento di cui ci sta parlando, o è Questo è un uno altro strumento strumento? diagnostico. Il defibrillatore invece è uno strumento che fa sia la diagnosi che la terapia. Sono apparecchi estremamente costosi che non si possono impiantare a tutta la popolazione, ovviamente, ma nei soggetti a rischio la società investe per cercare di poter trattare e curare i pazienti che possono andare incontro a questo tipo di rischio. Perfetto, ringraziamo allora il dottor Grazie. Raffaele Luise, il professor Raffaele Luise, dal convegno regionale dell'AIAC. Grazie.